Ovviamente però queste sono settate tra virgolette per funzionare, pare strano dirlo, però in base alla mano del... Salve, siamo a Quartu con uno degli organizzatori della kermesse più importante della stagione. Ci facciamo dare qualche notizia da lui. Ci può anticipare la giornata di oggi? Dunque, la giornata di oggi, come un po' da tradizione relativamente all'Ipnuda Selling Kermesse, è dedicata soprattutto alle prove gratuite riservate proprio a tutti dei vari sport di mare, quindi dal windsurf al SUP all'apnea, le prove con le rogatore per il diving. Abbiamo allestito anche un piccolo centro benessere dove si possono fare massaggi Thai e Shiatsu, in attesa della giornata di domani, che sarà quella dedicata alla regata, che poi è un po' il clou dove da 3 anni a questa parte riusciamo a colorare per benino, diciamo, il Golfo degli Angeli con tantissime vele. Tutto questo naturalmente a disposizione del pubblico? Assolutamente sì. È gratuito? Assolutamente sì, in alcuni casi per un fatto puramente assicurativo occorrerà magari fare una piccola tessera con le diverse associazioni, perché l'obiettivo è proprio quello di fare gruppo con tante associazioni, ciascuna delle quali propone le proprie attività, e spesso e volentieri vi è semplicemente un fatto di tesseramento con i rispettivi circoli, proprio per poi assolutamente essere assicurati anche quando si sale in barca nel caso della regata. Ma non solo sport, stasera c'è un concerto. Sì, stasera abbiamo i Jamal Acoustic Sound, che è uno dei gruppi più interessanti della scena cagliaritana. Fanno veramente hanno un repertorio assolutamente variopinto per tutti i gusti, dove ci si divertirà parecchio, e quindi si ballerà qui all'esterno, nell'area interna, dove vi sarà anche una cena. Mentre nel primissimo pomeriggio alle 15.30 c'è una bellissima tavola rotonda con delle associazioni che fanno soprattutto del bene al prossimo. Ci tengo a sottolineare per esempio Strange for Children, che si tratta di Daniele Strano, che sta facendo un giro della Sardegna in solitario in kayak per raccogliere fondi per i bambini di Save the Children. Vi sono i ragazzi di New Sardinia Sail, che sono dei poliziotti velisti che recuperano proprio i ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia, quindi i ragazzi dei minori, insegnando loro i mestieri del mare attraverso la vela. Potremmo avere Stefano Cucca di Rumundu, vi saranno però i ragazzi di TDM 2000, l'associazione dei ragazzi universitari che si occupano, insomma, dell'Erasmus e di proporre ad altri giovani appunto tutte le opportunità che l'università offre in ambito europeo. La giornata è un po' incerta? Allora, per i velisti il vento è spesso e volentieri uguale felicità, per gli altri sport lo stesso, abbiamo tanti temerari, purtroppo il vento, la pioggerellina in questo momento non ci fanno impazzire, però siamo sicuri che l'occasione per divertirci sarà ugualmente e si tiene duro su tutti i fronti. E poi il meteo, avvisiamo tutti quelli che vorranno venire a vedere questa bellissima kermesse che pare si metta bene per questo pomeriggio. Stiamo valutando un pochino tutte le varie soluzioni, però appunto come diceva bene lei, ci conforta il fatto che le previsioni danno appunto l'apertura del cielo, qua già vediamo una luce diversa comparire da un momento all'altro, per cui da qui a 2 ore circa dovrebbe mettersi per il meglio.
Perciò a Fra Due Reti tutti al? Tutti al Kinkas, solitamente, con il Comitato di Kermesse, per la terza volta consecutiva proviamo a radunare tutte le persone che amano il mare, amano la nostra terra, amano questo meraviglioso Golfo degli Angeli. La ringrazio. Grazie a lei, buon proseguimento. A più tardi, e grazie. Buon divertimento.